Beh, come ha detto, fare meglio dell'anno scorso non è assolutamente difficile, perciò non faccio pronostici. 2 anni fa siamo arrivati qui io e tanti giocatori da esperienze negative, io Nibionno e Paina nel retrocesso. Con umiltà ci siamo rimboccati le maniche, eravamo partiti per salvarci, poi abbiamo pareggiato lo spareggio per salire in categoria. L'ultimo campionato siamo partiti con degli obiettivi. Fino a dicembre mancavano 8-9 titolari, spogliatoio non unito, mi assumo tutte le responsabilità, perciò poche parole e tanti fatti. La partita con Paladina a noi ci è servita, dovevamo vincere, siamo andati con un 4-4-2 girato al contrario, perciò quest'anno abbiamo attaccanti di valore, perché veramente sono molto validi. La nostra bravura è di riuscire a far giocare tutte e quattro contemporaneamente. Non potrei smettere di allenare i giovani, perciò anche quest'anno alleno la prima squadra, ho allenato per 2 anni 2000, abbiamo avuto ottimi risultati, quest'anno alleno i 2003 che è un ottimo gruppo e qui posso sbilanciarmi su questa squadra, puntiamo a vincere il campionato. È la prima esperienza per me di essere seduto dietro la scrivania. Sono sempre stato sul campo facendo il preparatore dei portieri, ho ripreso l'ultimo mese qui a Paina, tanto entusiasmo, tanta voglia di imparare e niente, spero di poter dare il mio contributo e di poter soddisfare quello che la società si aspetta da me. Sono capitato qui a Paina per il figlio del 99, dopodiché piano piano sono entrato in società, quindi vivevo la prima squadra un po' dall'esterno. Nell'ultimo mese sono stato più vicino alla squadra e i risultati si sono ottenuti. C'è stata una salvezza che senza passare per i play-out, una salvezza che fino a un paio di mesi prima era definita impossibile e invece si è verificata. Quindi diciamo che perlomeno ho portato fortuna e spero che questa fortuna possa continuare anche per l'anno prossimo. Ringrazio il press e il mister per l'opportunità che mi hanno dato. Speriamo di far vedere quello che so fare, nel senso io so fare i gol e cercherò di far quelli, poi per il resto mi hanno detto a stasera che sono il più vecchio e non è una bella cosa, vuol dire che veramente sto invecchiando, però vabbè, la mia voglia è sempre uguale, il 16 iniziamo, speriamo bene. Nelle ultime 2 stagioni, se non sbaglio, 6 o 7 gol li ho fatti al Paina. Speriamo che porti bene, che si dice aiuti anche l'anno prossimo magari a fare alle altre squadre, però vabbè, io ci metterò il massimo impegno, quindi questo è quello che posso promettere. Poi massimo impegno per arrivare dove? Si può puntare a far bene, certo bisogna testa bassa e pedalare. D'altra parte io e gli altri ragazzi che sono venuti con me siamo abituati a fare così, quindi ci proveremo. Siamo venuti qua apposta, vediamo. Si riparte, ho detto prima quando abbiamo fatto la presentazione che non mi esprimevo o non mi sbilanciavo come feci l'anno passato, quindi ripartiamo più forti di prima e vedremo un attimino come si evolve la situazione. Sofferenza dell'anno scorso da evitare e magari fare qualcosa di più e di meglio. Magari ripetere quello che abbiamo fatto l'anno prima, cioè 3 anni fa, sperando che con la qualità che abbiamo aggiunto si raggiungano degli obiettivi notevoli. Mantenendo conti in ordine, quindi tutti vengono qua a insegnarmi, a dirmi a me che noi spendiamo, però io siccome non vado a vedere in casa degli altri non pretendo nemmeno che gli altri guardino in casa mia. Io vado avanti per la mia strada con i miei soci, come corbetta, veri uomini di sport, quindi alla fine penso che no, Sassolini non me li devo togliere, non cado così in basso. Sicuramente a numeri di quelle che avevamo e quelle che sono aggiunte, il numero dei 42-44 sono le squadre effettive che abbiamo. Ho sempre detto che comunque a Paina o nello Xenia Paina c'è la possibilità
o si deve dare la possibilità a tutti di giocare, chiaramente puntando anche a squadre competitive che devono fare il risultato.